Su iniziativa dell'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento è stato pubblicato il bando di concorso Adotta un Giusto, rivolto alle scuole al fine di promuovere la crescita culturale e civile degli adolescenti e dei giovani e la tutela della verità e della memoria dei giusti contro i ricorrenti tentativi di negare la realtà di disumani e drammatici eventi storici, quali genocidi, totalitarismi e discriminazioni tra esseri umani. La premiazione si è svolta all'Hotel della Valle di Agrigento. Agli studenti premiati sono state consegnate medaglie e pergamene ai dirigenti e docenti referenti anche delle targhe. Vediamo. È un momento importante del quale protagonisti sono i ragazzi che hanno voluto approfondire le figure dei giusti, soprattutto quelle dei quali è stato piantato un albero nel Giardino dei Giusti del Parco Museo di Agrigento. E noi ci teniamo molto che il protagonismo di questa celebrazione sia loro, anche se sono presenti illustri autorità come il sindaco, l'assessore all'istruzione, il prefetto, il dirigente scolastico provinciale e anche la motivazione e la consegna vedranno proprio il loro protagonismo e il loro impegno. Vogliamo mettere davanti a questi ragazzi un itinerario di formazione verso il dono di sé agli altri per una società più giusta e più civile. Abbiamo voluto provare a far crescere nelle scuole, nei giovani qui del territorio, l'attenzione per questo concetto di una persona giusta, una persona che crede nei propri valori, che li difende in tutti i modi, con le sue scelte, con la sua vita, anche a rischio talvolta di averne delle conseguenze difficili. E crediamo molto in questa idea, cioè che ci possa risvegliare dentro di noi, poi questo è il tema anche della giornata di oggi, giustizia e legalità, questo senso forte, un appello che è rivolto a ciascuno di noi a prendere posizione nelle varie realtà in cui ci troviamo, a scegliere il bene, a scegliere l'accoglienza, a scegliere la solidarietà e fare anche un po', come dire, prendere anche un po' in mano se stessi per capire quanto è importante anche diventare persone che incitano a questo. I giusti sono persone che ci ricordano questi valori, ci raccontano con la loro vita questi valori e magari sono anche un incoraggiamento. Diceva Sant'Agostino, se c'è riuscito lui, lei, perché non potrei riuscirci anch'io? È un significato quanto mai attuale, soprattutto nell'epoca tragica che stiamo vivendo, perché i giusti sono un esempio, una guida e un faro per tutti i giovani. Come è stato anche sottolineato durante la cerimonia, giusti possiamo essere ciascuno di noi nel momento in cui facciamo le scelte giuste e ci schieriamo dalla parte del bene. Non è così scontato scegliere il bene ad oggi, sembra quasi la strada più difficile, più irta di difficoltà, ma se facessimo tutti così, forse non ci sarebbe bisogno di giornate celebrative, che sono comunque importantissime, ma ciascuno di noi nel nostro piccolo potrebbe dare il proprio contributo e trasformare la nostra società, come hanno fatto egregiamente gli studenti che hanno partecipato al concorso. Io ho realizzato un PowerPoint su Calogero Marrone, mio illustre concittadino appunto di Favara. Lui aveva falsificato i documenti nella Seconda Guerra Mondiale, aveva falsificato i documenti degli ebrei, si era sacrificato per loro. È stato pure incarcerato, morì di stenti. Mi sono informato con un mio parente, il presidente dell'associazione di Calogero Marrone, e mi ha aiutato con questo lavoro, con questo progetto appunto.